Buongiorno, dialoghiamo di Matrix, della sua struttura, della sua trama complessiva. Abbiamo già tenuto una lezione, un incontro sugli aspetti, i profondi aspetti filosofici che sono presenti in questo film. Si tratta di un film che in qualche modo penso possa essere definito come il film del pensiero critico. È un film che già ha qualche anno, ma mantiene, a modo di vedere, ancora una forte attualità. Abbiamo già detto anche nell'incontro precedente che è un film del 199 delle sorelle Wachowski e contiene l'idea di fondo che le nostre vite siano una simulazione. Naturalmente la prospettiva, lo scopo del film è quello di non accontentarsi dell'opinione, di cercare il vero, di andare oltre. Protagonista di questo film è Thomas Anderson e già il nome ci indica, ci dice, come dire, molto rispetto a, così, a come va interpretato poi il film e il suo sviluppo. Tommaso è l'apostolo scettico, colui il quale non credeva, no, alla risurrezione di Cristo, e Anderson è il figlio, significa figlio dell'uomo. Anderson, il nome già così anticipa quello che è il ruolo messianico, Salvatore che poi il protagonista avrà. Perché infatti questo protagonista ha un altro nome, o meglio così è chiamato Neo. E Neo rappresenta il nuovo, l'uno, quello il quale poi avrà appunto il compito, tutto il film poi ricostruisce una metafora, ricostruisce il mito della caverna di Platone e avrà il compito di liberare gli uomini, sarà capace lui di liberarsi, di uscire dalla caverna, di vedere la verità, di vedere le cose e poi di vedere il sole. Sarà prima abbagliato, poi dopo riuscirà invece a vedere bene le cose e rientrare nella caverna Matrix e lo scopo di liberare gli altri. Tuttavia, all'inizio del film ci fa vedere una realtà, la realtà falsa, fittizia in cui gli esseri umani vivono e lo stesso Neo vive. Infatti Neo è scettico e annoiato, vive in questa realtà, possiamo chiamare, caratterizzata dal nichilismo, da quel nichilismo passivo di cui parlava Nietzsche. Vive in questa realtà falsa, priva di verità, passiva, e vive in questa stanza, nella stanza 101, che è la stanza che nel 1984 rappresentava quella dove si torturavano i prigionieri attraverso la paura. Attraverso le paure più gravi. Infatti, la realtà da cui parte Neo e da cui bisognerà liberarsi, la realtà appunto di Matrix, è una realtà che produce noia, vuoto, paura, essendo una realtà falsa. E il film inizia mentre lui dorme e viene svegliato. Viene svegliato perché lui poi fa come, diciamo, come tra virgolette, come suo secondo lavoro. Virgolette, fa l'hacker e vende, così smercia, fa il pirati. E infatti viene svegliato, prende dei file pirati e che darà a delle persone che lo hanno svegliato appunto perché lui ha questo tipo di materiale e che lo comprano questo materiale da lui. Li prende questi file pirati da un libro, apre questo libro, un libro dentro cui ci sono questi file. Questo libro è il libro Simulacri e Simulazione di Baudrillard. È interessante che vengano presi da questo libro. Va detto che peraltro il libro è vuoto a significare, perché è scavato al suo interno, il vuoto forse del momento in cui si vive. Quest'autore, Baudrillard, parlava di una società capitalistica dove i media e il sistema ci hanno fatto credere come reale, come vero, delle cose false. Un mondo dove esiste una sorta di persuasione occulta e dove si è convinti che si è liberi invece si è schiavi. Si è convinti che l'individualismo conti, abbia un suo valore, invece ci rende ancora più sfruttabili, più oggetti tra gli oggetti. Pensando a Marx, delle merci, noi stessi. E il fatto ci fa credere, questo tipo di società, che siamo noi a prendere le decisioni, mentre invece le decisioni sono prese da altri. Insomma, viviamo in questa realtà alienata, ci siamo trasformati noi stessi in oggetti e abbiamo perso un senso critico, appunto perché viviamo nell'opinione, viviamo dentro una simulazione che è Matrix. Baudrillard, per così spiegarci, per così portarci dentro questo tipo di realtà falsa, alienata, dentro cui l'essere umano vive, fa riferimento a un racconto di Borges dove parlava di una mappa, di una grande mappa che avevano costruito per disegnare, per ricostruire quello che era il territorio di un impero. C'era un impero, un grande impero, e per
così definire le mosse dentro l'impero, si era costruita una mappa grande sostanzialmente come tutto l'impero. A un certo punto però ci si era dimenticati che la mappa era solo una simulazione, una copia della realtà. No. E, mentre invece era diventata la cosa più importante, tutte le battaglie venivano dentro la mappa, gli scontri dentro la mappa, dimenticandosi che la mappa era solo una copia. Ecco, in questa realtà fatta di simulacri e di simulazioni, in qualche modo si è persa la matrice originaria delle cose e si lavora solo sulla dimensione falsa, come in fondo veniva nel racconto di Borges, dove la mappa dell'impero, la mappa di un territorio era divenuta più importante del territorio stesso. Il film prosegue quando Neo, a un certo punto, coloro i quali erano venuti a comprare da lui quel materiale pirata, insomma, poi l'avevano invitato in un pub, eccetera, esce e va in questo pub. Mentre in un pub dove, data la realtà, data il nichilismo della società dell'epoca, si vive così di feticci, come di alcol, di dimensioni che forse anche hanno proprio questo ruolo di stordire, insomma, il vuoto che ci circonda. E comunque dentro questo pub incontra Trinity, altra figura molto importante, anche lei, un hacker, anche lei, no, conosciuta sul mondo, che si muoveva anche lei nel mondo virtuale. E, però questa avrà un grande ruolo, perché sarà lei a metterlo sulla strada della verità, sulla strada del senso, e gli farà emergere in lui il primo stimolo fondamentale per liberarsi, la domanda, cioè il ruolo della filosofia, no? Il ruolo di metterci nella strada della domanda, cioè del dubbio, ricordiamoci Cartesio, della capacità di critica, di sottoporre a dubbio le cose che ci circondano. Neo inizia, perché già aveva dei dubbi, già aveva il senso che qualcosa intorno a lui non era positivo, le cose che lo circondavano erano così, erano false, già aveva dei dubbi su quello che lo circondavano. Naturalmente questo incontro per lui è un incontro di così fondamentale, un incontro importante, perché lo mette sulla strada della ricerca, sulla strada in questo senso della liberazione. Ma Neo poi, il giorno dopo, torna al lavoro, e qui emerge un altro tema ancora, perché torna al lavoro e lì si capisce la realtà alienata di lavoratore sfruttato che vive sul lavoro, perché quando arriva in ritardo il capo lo rimprovera e gli fa questo discorso che sul lavoro siamo tutti degli ingranaggi. Viene in mente Marx, siamo delle merci all'interno di un meccanismo di cui viviamo alienati rispetto al nostro modo di lavoro, rispetto a ciò che produciamo, rispetto al modo di lavorare. Diceva Marx nei manoscritti, ma anche rispetto a noi, rispetto alla nostra essenza. E quindi emerge anche questa dimensione dello sfruttamento che le macchine realizzano verso l'essere umano. A un certo punto compare nella vicenda Morpheus, che il nome, il dio dei sogni, è colui il quale rappresenta un po' il padre, l'elemento della liberazione di tutto il processo, quello da cui è partita questa sorta, la ribellione degli esseri umani rispetto alle macchine. E Morpheus contatta Neo per indicargli la via di fuga. Beh, spetta a Neo scegliere se accettarla o meno, perché ovviamente sarà come tutte le vie di fuga, cioè come tutte le vie di liberazione, costa fatica, costa impegno. Lui dovrebbe muoversi tramite un cornicione per potersi liberare. Sappiamo che non è ancora pronto. Forse probabilmente Neo ancora non ci crede che la liberazione è possibile, e alla fine Morfeo lo aveva avvertito che, se non avesse accettato questa via di fuga, sarebbe stato arrestato dalle macchine. Infatti viene arrestato dagli agenti che lo arrestano. In modo particolare importante la figura dell'agente Smith, il quale lo arresta e inizia a minacciarlo. Gli fa vedere così un fascicolo dove Smith gli dice che loro conoscono tutto di Neo, sanno che lui è un hacker, e gli dice una frase emblematica: che Neo ha due vite, no? Una ha un futuro, l'altra no. Cioè la vita come schiavo, come colui il quale vive in questo mondo falso, avrebbe un futuro. Quella invece di hacker è quella invece priva di futuro. Ecco, il potere, la falsità, l'autoritarismo del potere, il potere mente. Gli dice una menzogna, gli dice naturalmente una menzogna. E siccome Neo si ribella, dà l'idea, vuole chiamare un avvocato per resistere, diciamo, più che ribellarsi al potere, sappiamo che qui viene fuori un ulteriore autoritarismo del potere, perché Neo gli chiude la. Perché a Neo viene chiusa la bocca dall'agente Smith, no? Autoritarismo e falsità del potere.
A un certo punto Neo torna così, torna a casa, insomma, e avviene la scena, poi successivamente la scena dove lui così ha la possibilità di incontrare Morfeo. Accetta questo incontro, anche se in primo momento la cosa è problematica, e incontra Morfeo. Ed è un incontro chiave del film, l'incontro di passaggio, dove Morfeo si pone di fronte alla verità. La verità è che lui, come tutti gli altri esseri umani, è uno schiavo. È uno schiavo. E tutto è Matrix, questa falsità. Siamo dentro la caverna dove siamo circondati dall'opinione, dalle ombre, e Matrix è intorno a lui. E Morpheus è convinto che Neo è l'eletto, è colui il quale potrà uscire dalla caverna e liberare tutti gli altri. O l'uomo nuovo, siamo anche a Marx, l'uomo del comunismo che potrà liberare, mettere in campo un processo di liberazione che riguarderà anche il resto dell'umanità. A questo punto Neo deve scegliere che cosa fare. Ci ricordiamo Nietzsche, no? Quando annuncia nello Zarathustra a tutti gli uomini che annuncia che Dio è morto e che ora hanno due strade: la strada dell'ultimo uomo, dell'ultimo uomo, rimanere nella falsità, o la strada dell'oltreuomo, quello di accettare la nuova verità e mettersi sulla strada della liberazione. E anche Morpheus mette in campo una scelta di questo tipo, cioè Neo deve scegliere una pillola rossa che dà la verità e una pillola blu per tornare alla menzogna. E Neo accetta di mettersi nella strada della verità, accetta il cambiamento, accetta la pillola rossa. E a questo punto, per così dire, Neo muore, si risveglia in quello che veramente è, in una botte, prima di dentro un certo liquido, poi si trova ricoperto da cavi, perché poi gli uomini fornivano l'energia alle macchine, erano schiavizzati, erano delle merci, erano degli oggetti. Che inconsapevoli naturalmente che non lo sapevano, si trova dentro questa botte e scopre che tutto è falso. Scopre che tutto è falso. Muore, beh, per certi versi rinasce, perché poi viene recuperato dalla nave di Morpheus che lo recupera e lo fa rinascere. All'inizio gli fanno male gli occhi, naturalmente a Neo, perché gli fanno male gli occhi. Torniamo al mito della caverna di Platone, perché è abituato al buio, è abituato alla falsità e quindi non è in grado al momento di vedere. Quando poi sappiamo, no, il prigioniero della caverna esce, vede le cose, poi guarda il sole lo abbaglia, il sole è la verità più alta, la verità è il bene, ma poi dopo si abitua e riprende a vedere. E Neo scopre che le macchine alla fine si erano ribellate e avevano schiavizzato l'uomo. Anche il tema della complessità, della delicatezza, della tecnica. Se ricordiamo il mito di Platone, di Teos e di Tamus, cioè il fatto che la tecnica può avere degli effetti negativi e che va tenuta assolutamente, va gestita con molta prudenza, va gestita con molta prudenza. E le macchine qui si è aperta una sorta di nuova lotta di classe, tra le macchine che sono per la simulazione e per lo sfruttamento degli umani. Gli umani invece sono per la realtà. E dovrebbero lavorare nella prospettiva della liberazione. Naturalmente non tutti sono pronti e non è facile realizzarla. Ora però si è ribaltato questo rapporto, la simulazione pretende di essere la realtà, il mondo fisico, il mondo vero è naturalmente è sparito. Siamo dentro quel nichilismo passivo di cui parlava anche Nietzsche. E la simulazione, naturalmente nella simulazione, cioè nella falsità, è più facile controllare gli uomini, no? Diciamo, il pensiero. L'uomo ha una dimensione, cioè in una certa società tecnico-capitalistica il pensiero critico, diceva Marcuse, è caduto. Addio vengono, Neo viene addestrato il suo processo di liberazione e così è interessante notare però che si capisce subito che ciò che avviene poi nel mondo virtuale, perché nell'essere addestrato ovviamente riceve anche dei colpi e delle ferite che poi producono degli effetti anche nel mondo reale. Esiste una connessione tra le due, cioè le ferite che avvengono nel mondo virtuale hanno degli effetti nel mondo reale. A questo punto la vicenda si evolve in un passaggio altrettanto importante, cioè Neo deve essere condotto dall'oracolo, il quale è, che poi è un programma sostanzialmente, il quale è colei la quale, qui perché è una donna, e colei la quale deve rivelargli qual è il suo destino, qual è il suo compito, se poi è veramente l'eletto, come Morpheus pensa. Sappiamo, no, l'oracolo anche in Grecia, l'oracolo di Delfi,
famosa scritta Conosci te stesso, quello a cui ci si rivolgeva per comprendere le cose e quale sarebbe stato il nostro destino. E a un certo punto l'oracolo gli dice a Neo che non è l'eletto, anche se Morpheus, parlano di diverse cose, tra la cosa importante è che gli dice che non è l'eletto, anche se Morpheus crede invece che sia l'eletto. E poi gli dice che ci sarà un momento in cui uno tra loro due dovrà morire, cioè Neo o Morpheus, e dipenderà da Neo scegliere chi dovrà morire, cioè se dovrà morire Neo stesso o Morpheus, no? Spetterà a Neo scoprire chi è e poi naturalmente scegliere. Qui sappiamo che l'oracolo, come poi Morpheus dirà, ha detto a Neo quello che Neo si aspettava, quello che Neo in quel momento era pronto a recepire. In realtà poi scopriremo che Neo è veramente l'eletto, e se l'oracolo gli avesse detto che era l'eletto, forse non l'avrebbe stimolato, non avrebbe messo in campo quel processo di scelta che è fondamentale per acquisire una vera consapevolezza, una vera coscienza critica. Il fatto che l'oracolo abbia detto a Neo che non è l'eletto è diventato fondamentale per metterlo sulla strada della riflessione critica, per trovare da se stesso quello che veramente è, perché ciò che vale è solo ciò che nasce da dentro di noi, come ci diceva Socrate, da una riflessione interna e che nessuno dall'esterno ci può dire, anzi dicendocela dall'esterno impedirebbe un lavoro interiore, un lavoro di autocritica che è la condizione fondamentale per raggiungere veramente quello che siamo. Comunque terminato l'incontro con l'oracolo, il gruppo poi viene circondato, viene cercato, abbraccato dagli agenti, e Morpheus si fa prendere purché non venga preso Neo. Sappiamo che Morpheus è convinto comunque che Neo sia l'eletto. E qui troviamo un'altra figura che ha il suo valore per comprendere così la vicenda, che è la figura di Cypher. Cypher apparterrebbe alla ribellione, però è in accordo con gli agenti, perché rappresenta coloro i quali non riescono ad accettare la verità, o per cui la verità è troppo pesante. Il vero è pesante, il vero implica un sacrificio, il vero non è detto che dia sempre il piacere, no? Vediamo sempre anche qua Socrate, no? Nell'apologia, quando dice il vero non è detto, il vero costa fatica, il vero può portare anche alla morte, il vero, no? E non necessariamente determina piacere così immediato, ma anche se poi dopo dà la vera felicità. E Cypher è quello il quale non riesce a accettare la verità, non riesce a accettare questo peso, perché la libertà ha naturalmente un peso. E che cosa fa Cypher? Si mette d'accordo con le macchine e decide di uccidere i membri dell'equipaggio, con l'idea naturalmente di uccidere anche Neo. Alla fine però i membri dell'equipaggio riusciranno a uccidere Cypher, quello che un po' metaforicamente potrebbe rappresentare l'ultimo uomo di Nietzsche, quello che quando Zarathustra dice accettate, cosa scegliete dopo la morte di Dio, molti dicono l'ultimo uomo, perché come disse Cypher, questo è significativo, a volte l'ignoranza è un bene, almeno per chi non ha la capacità di accettare la verità. Per Cypher naturalmente l'ignoranza è un bene. E a questo punto però, tornando a Morpheus, che era stato fatto prigioniero dagli agenti, che vogliono trovare dove si trovano gli uomini, dove si trova la ribellione, c'è un dialogo che avviene tra gli agenti, in modo particolare tra Smith e Morpheus, un dialogo anche questo estremamente emblematico, dove Smith, che anche lui è un programma che ha il ruolo di controllare controllare che Matrix rimanga in piedi e di reprimere ogni ribellione, a un certo punto Smith gli dice che lui disprezza gli uomini, disprezza questa loro natura irrazionale, questa loro natura autodistruttiva, sono un elemento negativo, detesta anche il loro odore, no? E poi gli dice il tempo degli esseri umani è finito, ora è il tempo delle macchine. Le macchine, cioè, che sono razionalità, ordine, capacità di calcolo, sono per certi versi, tra virgolette, perfezione, una terribile perfezione, ma sono perfezione rispetto alla natura negativa degli esseri umani. Gli dice poi che all'inizio Matrix era stato pensato come una specie di paradiso, di luogo dove gli uomini collaboravano tra di loro, ma siccome dentro gli uomini c'è un profilo distruttivo e autodistruttivo, questo primo Matrix è collassato, non ha tenuto, dopo si è creato un altro Matrix.
Neo e Trinity decidono di liberare Morpheus. Perché Neo sappiamo che ha avuto la profezia che conosce lui e che a un certo punto dovrà scegliere se è la vita sua o la vita di Morpheus, e decide di salvare Morpheus. E ritornano quindi in Matrix, c'è cioè una celebre scena di lotta, di scontro, dove entrano, dove ci sono gli agenti, nel palazzo ci sono gli agenti e c'è anche Morpheus per liberarlo. A un certo punto si riesce naturalmente a liberare, si riesce a liberare Morpheus, però Neo rimane per combattere contro gli agenti, perché lui no, ha questo senso che deve salvare l'uno o l'altro e ha deciso di salvare Morpheus e decide di combattere contro gli agenti. Probabilmente Morpheus, qui ora dice che è stato liberato, Neo comincia a crederci, comincia forse costruisce su se stesso questa sua coscienza di essere eletto e inizia a combattere con gli agenti. Però Smith è più veloce di lui e lo uccide, in un primo momento lo uccide. E Neo è morto. Il Messia, il profeta, è morto. L'uomo della liberazione, della rivoluzione, è morto. È morto colui il quale doveva fare liberare gli uomini dentro la caverna di Platone. Però qui viene un altro aspetto, un'altra questione molto importante, che Trinity, che prende consapevolezza anche lei, che naturalmente che è morto, Neo è morto, però gli confida all'orecchio che anche lei aveva avuto una profezia, Trinity, cioè che lei si sarebbe una profezia dall'oracolo, che lei si sarebbe innamorata dell'eletto. E quindi, siccome ora lei, Trinity si è innamorata di Neo, Dio non può morire, Dio non può morire. E diciamo, col suo amore lo risveglia. Qui, no, Platone, la centralità che Platone dava all'amore, l'amore è colui il quale anima, no? L'amore è l'amante, l'elemento, l'amore è filosofo, l'amore è in grado di fare, di dare una volontà di vivere, una volontà, come dire, di riprese, di rinascita. Infatti, Neo risuscita, in qualche modo rinasce, e Neo si risveglia e inizia nuovamente a combattere con gli agenti. Però gli agenti gli sparano, ma Neo è in grado di fermare le pallottole è in grado ormai di contrastare gli agenti. È la conferma, secondo Morpheus, che Neo è l'eletto. Neo vede ora Matrix, la sua struttura, è stato in grado di smascherare le ideologie della classe dominante, cioè delle macchine, e vede com'è veramente la struttura, com'è realmente Matrix, e così è in grado di smontarla, e così è in grado di annientarla. Vede l'insieme di righe, i codici verdi che la caratterizzano. L'agente Smith tenta di attaccarlo, ma invano, perché ormai Neo riesce a distruggerlo entra dentro di lui e lo fa esplodere. Ecco, allora ora Neo capiamo perché l'oracolo gli aveva detto che non era eletto, invece lo era, proprio perché la liberazione, per mettere in campo un processo di liberazione, perché così la liberazione è un processo interiore di autocritica, di autocritica, di costruzione su se stesso, non va dato per scontato e acquisito. Ora Neo è consapevole della propria identità e tramite il dubbio e tramite il pensiero ha acquisito consapevolezza, coscienza di sé, dei propri poteri e della sovrastruttura, dell'ideologia che lo circondano e delle falsificazioni che lo circondano, ed è pronto a combattere in difesa dell'umanità, nella prospettiva della liberazione dell'uomo. E questa è un po' una prospettiva fondamentale del film di Matrix, di questo film, che mantiene ancora una forte valenza. È così, abbiamo detto, il film del pensiero critico, il film in qualche modo che contiene alcuni grandi temi della filosofia, presenti nella storia della filosofia, e che anche oggi mantengono la loro valenza, il loro ruolo. Vi ringrazio per avermi seguito, a presto e ai prossimi incontri.